Ritornare. C'è qualcuno ancora rimasto collegato? Vi rifaccio vedere il, il QR code e il, il sito: wwwmenti.com e il codice per poter, per poter entrare. e Vi faccio un'altra domandina. Aspetto ancora un po' che si colleghi qualcuno? Ok, dai. Allora, questa l'abbiamo già fatta, la domanda è... No. Press enter. Ok, qual è il sistema Euroterm che utilizzate più spesso nei vostri progetti? Avete un... 40 secondi per rispondere tra radiante a pavimento, radiante a soffitto e zero max. Vi lascio appunto il tempo per rispondere. Questo sappiate, l'abbiamo fatto praticamente in tutte le tappe e abbiamo avuto dei risultati molto... Eh, che ci hanno colpito, perché si vede proprio alcune zone in cui magari viene privilegiato un, un tipo di... Eh, un tipo di appunto di radiante rispetto a che un altro, e quindi ci dà anche informazioni relative al margine no? di, eh, di manovra che si ha anche sulle varie zone, zone d'Italia. Allora, vediamo. Ah, vedi, radiante a pavimento e soffitto a pari merito e 0 max 1. Anche questo risultato, anche oggi, è una bella, una bella sorpresa. Allora, rimanete collegati nell'app perché ci sarà poi ancora un'ultima domanda alla fine in modo da non entrare e riuscire. Allora, ringrazio Giuseppe per, per la panoramica che ci ha dato appunto sullo zero, Max, e tutto eh, insomma, quello che ci ha condiviso. Ma Marco, scusa, c'era una domanda, volevo rispondere. Sì, alla sì, domanda, volentieri. So. Riattacca il video però che non ti vediamo. Ah, sì, scusa, no, lo facevo per, per la rete, per evitare che cadesse la rete. Totalmente ci chiedono se, ma poi l'abbiamo già visto, se sì. il sistema ZeraMax potrebbe essere consigliato sul nuovo. No? Come avete visto, eh, il fatto di poter gettare un massetto nuovo direttamente sulla tubazione e utilizzare i classici massetti, ma anche eh, i, i cosiddetti diciamo, autolivellanti anziché massetti leggeri, è possibile farlo. Anzi, molto spesso viene fatto perché viene ottimizzato, come dicevo prima, il, il cantiere, sia da un punto di vista delle tempistiche, ma anche da un punto di vista degli spessori, ma anche dei costi e soprattutto in questo periodo, visto che, eh, i, che le imprese edile vogliono semplificare i cantieri per portare più lavoro possibile, insomma questa soluzione potrebbe essere interessante. Noi lo facciamo spesso l'abbiamo fatto sia per il residenziale ma anche su, su edifici pubblici da, dall'hotel alla scuola e tanti altri comunque si, si può fare e l'abbiamo fatto, lo facciamo spesso poi se avete eh, voglia di approfondire l'argomento scrivetemi pure in, in... noi abbiamo anche dei prontuari con la realizzazione di alcune tipologie di Zero Max eh, e possiamo insomma approfondire l'argomento scusami Perfetto, vai, vai. no, grazie, stava tutta. Allora, ehm, andiamo all'altro argomento dell'agenda di oggi e poi vi prometto che sarà, sarà più breve quest'ultima parte. Sostenibilità è rispettare l'ambiente, come vi ho detto prima, rispettare è una delle parole che ci è, eh, che ci è piaciuta tanto. Um, perché rispettare l'ambiente? Cosa abbiamo fatto in questi, in questi mesi? Allora, abbiamo voluto uh, dare anche il nostro contributo relativamente a, um, ai protocolli di sostenibilità. Vi spiego meglio. Abbiamo, sono due protocolli di sostenibilità, in particolare il protocollo LIDE e WELL che ve ne parlerò a breve. Cosa abbiamo fatto? Avvalendoci del supporto di uno studio di consulenza esterno, siamo andati a uh, mappare tutti quelli che sono i nostri prodotti cercando di capire come possono contribuire a uh, l'acquisizione di crediti per uh, ai fini di questi due protocolli che sono dei protocolli uh, volontari. Tutto questo lavoro di analisi l'abbiamo raccolto all'interno di questo manualetto che si chiama Soluzioni sostenibili e um, se volete riceverne copie adesso vi farò vedere che cosa potete trovarci dentro. Questo è se vi capita di lavorare sulle grandi mele, no? Come gli edifici grandi. Um, Potete nella mail che vi manderanno i ringraziamenti ci sarà appunto una se volete richiedere appunto il, il, questo manuale potete farlo tramite eh, un link che vi verrà mandato poi appunto in questa mail. Quali sono brevemente questi due protocolli? Allora, il protocollo LEED nasce negli Stati Uniti. È un protocollo ehm, che va a, ehm, ad analizzare qual è l'energia e il rispetto dell'ambiente dell'edificio che si sta ah, andando a costruire partendo proprio dalla parte di progettazione. Quindi vengono premiate tutte quelle soluzioni progettuali che hanno un'attenzione verso la sostenibilità del sito che viene scelto, l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, argomento attualissimo, eh, tutto quello che riguarda l'energia e la. Atmosfera, in particolare i materiali e le risorse che vengono utilizzate appunto per la realizzazione eh, dell'edificio ma anche tutta la parte appunto di costruzione, attenzione anche alla qualità dell'ambiente interno e eh, anche eh, innovazione e priorità regionale intesa come l'utilizzo di materiali con non dico chilometro zero, però comunque eh, regionali che quindi non hanno un, un impatto dal punto di vista appunto del, del, del trasporto. Non mi dilungo sul protocollo LID, è diviso appunto in queste categorie e fondamentalmente ci sono diversi punteggi, si acquisiscono dei punteggi in base, come vi ho detto, appunto alle scelte progettuali che vengono, eh, che vengono fatte. Uh, altro protocollo di sostenibilità che è un po', nasce come un'ala no? del protocollo LEED è, è il protocollo Well. Anche questo è un protocollo che nasce negli Stati Uniti, e uh, se il protocollo LEED si focalizza sulla parte, diciamo, energetica dell'edificio e delle risorse, il protocollo Well proprio uh, va ad analizzare invece e a premiare quelle che sono le scelte progettuali volte al benessere degli utenti all'interno degli edifici. Perché non ci scordiamo ovviamente che gli edifici sono fatti per essere abitati, cioè devono essere funzionali e devono garantire comfort e benessere ai, ai propri utenti. Anche in questo caso è strutturato in diverse eh, sezioni e anche in questo caso le scelte progettuali possono concorrere a, um, ad avere un determinato punteggio piuttosto, piuttosto che un altro. Come vi dicevo, vi faccio un po' vedere cosa c'è, cosa potrete trovare all'interno di questa brochure. Abbiamo mappato tutti i sistemi eh, radianti andando a definire quelli che sono i materiali che vengono utilizzati, andando a, a um, fare ulteriori certificazioni, a andare a definire le EPD, le EPD che sono le Energy Performance Declaration, eh, Energy Product Declaration, scusate, e quindi all'interno del, uh, della brochure trovate proprio la descrizione di tutti i sistemi e uh, cosa molto utile che che trovo molto utile. All'interno, sempre la brochure trovate queste tabelle dove riassumono i vari sistemi eh, nostri radianti, in questo caso il pavimento, i vari criteri ehm, ai quali concorrono, cioè dove possono far guadagnare punti con la scelta progettuale appunto eh, che include un sistema radiante a pavimento. La stessa cosa l'abbiamo fatta per il sistema radiante a soffitto, eh, Leonardo, quindi ehm, andando a vedere appunto in particolare quelle che sono le emissioni di VOC all'interno dell'ambiente. Abbiamo fatto ulteriori certificazioni e così via. Quindi andate a eh, uno strumento molto utile in fase proprio di eh, progettazione iniziale su come andare dal locale a allocare, scusate, le diverse scelte progettuali. La stessa cosa l'abbiamo fatta anche con la nostra regolazione Smart 365 e eh, anche con tutta la parte relativa alle macchine di trattamento aria. Non ultima parte, eh, cioè non ultima meno importante, è quello che è relativamente a tutte eh, le argomentazioni relative ai criteri ambientali minimi, che sono entrati alla ribalta con eh, il, il super bonus fondamentalmente due anni fa, ma eh, diciamo il rispetto dei criteri ambientali minimi era già obbligatorio a partire dal 2017 ed era obbligatorio appunto per i servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici. Con l'entrata in vigore di questo schema di detrazioni fiscali il super bonus è entrato poi ad essere ehm, richiesto anche su ehm, alcuni materiali che vengono utilizzati all'interno delle, ehm, delle riqualificazioni. Quando è uscita questa notizia si è un po' eh, creata, spendo due parole su questo perché credo sia interessante per tutti, eh, un po' di confusione relativamente all'isolante dell'impianto radiante perché per molti eh, c'era l'idea che dovesse avere obbligatoriamente la certificazione camma, cioè che va a dire la percentuale di materiale riciclato, certificazione camma in realtà è un termine improprio, cioè... Si certifica che è un prodotto rispetta i CAM quando ha uh, un, un, un test uh, sono stati fatti dei test da un ente terzo nel quale si va a certificare la percentuale di materiale riciclato che viene utilizzata nella produzione di questo determinato isolante. Um, obbligatorio per i materiali isolanti, ma attenzione solo quelli che vengono utilizzati per la parte di involucro. Essendo l'impianto radiante proprio parte dell la parte di emissione dell'impianto termico ai fini fiscali eh, del super bonus va nel pacchetto e quindi nel, diciamo, la, nel budget relativo a quello dell'impianto termico. Quindi non ha bisogno della certificazione CAM di sé per sé quando viene considerato nella parte impianto. Quando diventa obbligatorio avere la certificazione CAM per l'isolante? Nel caso in cui, per problemi di quote o, o, o altro, l'isolante dell'impianto radiante viene anche conteggiato nel calcolo della trasmittanza minima da garantire per legge e, e quindi a, entra a far parte della parte involucro. Solo a quel punto allora c'è bisogno della eh, certificazione CAM che abbiamo per le nostre lastre eh, bugnate, in particolare per l'Euroflex Extra, il TF e il TF Acustico. Quindi se vi servissero questi, eh, le dichiarazioni da parte del produttore e i certificati potete scriverci e eh, ovviamente potremo, potremo fo fornirvele. Anche questo lo trovate comunque all'interno eh, di questa brochura di cui vi ho parlato che abbiamo realizzato in, in questi mesi. Detto questo, arriverei al, uh, all'ultimo argomento che uh, è relativo sempre alla sostenibilità e in questo caso sostenibilità è uh, Radiante Smart. Qui partiamo un po' uh, provocatori, un po' provocatori perché uh, mh, per far passare il messaggio di come le cose appunto cambiano. Ad esempio, mh, mettiamoci nel campo che è più, diciamo, mh, più masticabile da tutti o comunque col, con c'è più affinità anche a livello delle edizie, che è quello dell'automotive. Della, dell allora, 40 anni fa si progettavano e si costruivano le automobili in una certa maniera, cioè di serie, che è la pandina che vedete qui a sinistra. Quello che era importante è avere la sicurezza, cioè bastava fondamentalmente che frenasse, il comfort era totalmente o comunque non, non era uno degli argomenti principali, cioè con il riscaldatore monozona si andava a riscaldare e il raffrescamento non era per niente considerato, se non andando a bypassare appunto il, il, il riscaldatore all'interno della macchina. Quindi, fondamentalmente, si faceva un free cooling. E la connettività, ovviamente, 40 anni fa, era proprio quella sconosciuta, come si dice. Oggi invece, cosa ci troviamo? Ci troviamo ad acquistare delle macchine degli autoveicoli in cui addirittura abbiamo un riscaldatore di zona, cioè abbiamo due sensori di temperatura all'interno dello stesso autoveicolo, cioè in tre metri cubi di automobile, abbiamo due sensori alla distanza di 40 centimetri. Quindi capite bene che. Um, le condizioni progettuali, ma anche la richiesta da parte dell'utente è cambiata notevolmente negli anni. Quindi la domanda un po' provocatoria è, scegliereste ad oggi di progettare e poi gestire la vostra nuova casa che dovrà durare per i prossimi 30-40 anni con un sistema di regolazione come questo, cioè un, il buon vecchio regolatore monozona? La risposta diciamo, è un po' chiara, alcuni hanno detto sì durante il, il Green Tour, però ovviamente eh, stiamo andando verso un tipo di progettazione e di gestione degli edifici che non può assolutamente accontentarsi di, eh, di, questo, tipo, di questo tipo di regolazione. Anche perché dobbiamo fare una, una considerazione. La considerazione è questa: che, nonostante la progettazione sia uh, purtroppo ancora statica, cioè si va a dimensionare tutto con i canonici 20 gradi in inverno all'interno dell'abitazione dell e 26 gradi uh, durante la parte invernale, il reale però, uh, utilizzo degli edifici è totalmente dinamico perché dipende dalle condizioni ambientali esterne. Quindi, cosa succede? Che Um, le condizioni con cui abbiamo progettato l'edificio si verificano solo per pochi giorni all'anno. Per il resto dell'anno, per circa l'80%, abbiamo delle condizioni che sono diverse rispetto a quelle con cui è stato dimensionato l'edificio. Per cui risulta Ehm, essenziale avere un tipo di regolazione che permette di gestire questa variabilità che si ha eh, all'interno dell'edificio influenzata da quello che succede all'esterno permettendo di garantire eh, un comfort durante eh, tutto l'anno quindi 365 giorni all'anno ed è per questo che eh, abbiamo deciso di eh, denominare un po' di anni fa la nostra regolazione come regolazione smart comfort 365 eh, in, proprio per, eh, perché il nostro obiettivo è quello di garantire comfort per l'utente 365 giorni all'anno, qui vedete l'abbiamo anche detto in precedenza la nostra regolazione, eh, diciamo, multizona che è la Smart 365, ma anche il nostro regolatore monozona che è lo Smart, eh, lo Smart One. E ci introduciamo quindi al concetto del radiante SMART. Che cosa intendiamo per Radiante Smart? È un, com un pacchetto completo che offriamo in cui c'è sicuramente un sistema, radiante a uh, un sistema radiante che può essere a pavimento, a soffitto o integrazione con il parete, una regolazione SMART che permette di andare a controllare la parte dei collettori, della distribuzione e anche la miscelazione, ma che ci permette anche di gestire quella che è la parte del trattamento aria. che è, Come abbiamo detto,. In precedenza, quando si va ad operare un impianto di raffrescamento diventa necessario per andare a controllare quello che è il carico latente all'interno dell'edificio. Detto in parole povere, andare a gestire l'umidità all'interno dell'abitazione perché il sistema radiante, per natura, per fisica tecnica, può gestire solo la parte sensibile all'interno di un edificio. Quindi, questo è il concetto di radiante smart che magari avete sentito eh, molte volte mh, dai, nostri, diciamo, dai nostri canali. Ehm, più vari qui alcune soluzioni di radiante smart partiamo dalla più semplice come dicevo con il eh, sistema smartphone che va a gestire appunto la portata ai collettori eh, dei, dei vari circuiti ma anche una macchina di eh, deumidificazione all'interno dell'abitazione Passando poi alla uh, soluzione più completa che abbiamo visto anche all'inizio, quella della Smart 365 che va a gestire appunto la portata, i, i singoli circuiti all'interno dell'abitazione, del, del, dell ma anche eh, la, macchina di la macchina di trattamento aria che cioè, ci permette di fare la deumidificazione l'integrazione, ma anche il rinnovo dell'aria con anche filtrazione e sanificazione che sono le nostre macchine eh, eh, denominate Deuclima, eh, Deuclima VMC. Senza andare nel dettaglio di tutte quelle che sono le, le caratteristiche della nostra regolazione smart, solo due paroline per, 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 insomma, per trasmettervi che questa regolazione è stata appunto pensata e ottimizzata per i sistemi radianti. Si basa su un algoritmo che è noto a tutti, che è l'algoritmo PID, ma che è stato appunto proprio adattato per gestire al meglio i sistemi radianti, per minimizzare i eh, consumi energetici. C'è una funzionalità che permette di ehm, correggere la curva climatica, perché in fase di installazione viene determinata viene settata una curva climatica, ma poi magari l'andamento dell'edificio, la sua inerzia è diversa e quindi il sistema capisce in base ai tempi di messa a regime qual è la curva eh, climatica sul quale è corretto farla lavorare, quindi questo viene avviene tutto Totalmente in maniera automatica, come anche il riconoscimento del locale sfavorito, cioè capisce qual è il locale che soffre di più, tra virgolette, nel periodo invernale eh, o estivo e tara praticamente tutto l'impianto sulla temperatura di mandata per poter gestire quel determinato locale. e Poi andando ad agire su eh, le testine, sui singoli circuiti, va ad adattare poi la portata nel nelle eh, negli altre, negli altre zone. E eh, questo ci permette poi anche l'algoritmo PID, il calcolo della curva climatica, il calcolo dell'inerzia dell'edificio dell di andare poi a lavorare con la funzione di optimum start and stop, cioè di avviamento anticipato dell'impianto e spegnimento eh, anticipato permettendo di ottimizzare appunto eh, il, il comfort e il risparmio energetico all'interno dell'abitazione. Non mi dilungo di più perché abbiamo dei webinar dedicati proprio a questo argomento che vi invito poi eventualmente ad andare ad, ad approfondire. Quello su cui invece volevo, eh, siccome abbiamo dato numeri no? all'inizio della, della presentazione, volevo un po' tenere questo filone per farvi capire quanto è importante andare a scegliere la regolazione, perché il più delle volte ci si ferma, a, eh, come abbiamo fatto noi, no? anche noi all'inizio, al COP della parte del generatore ma non è sufficiente, non è sufficiente perché l'impianto è fatto sia della parte di generazione, è fatto da tutta la parte distributiva, è fatto dalla parte di emissione, nonché appunto dalla parte di regolazione. Quindi tutti questi fattori concorrono a far sì che il sistema sia, uh, sia efficiente. Um, quindi, mh, Considerando un po' quello che è, cioè prendendo spunto comunque a quello che è il COPLR di una pompa di calore, e per andare a valorizzare quelli che, quella che è l'efficienza degli impianti radianti del, della, del tipo di regolazione che viene scelta, qualche anno fa nel 2016 il consorzio CURAD, che è il consorzio dei produttori di impianti radianti di qualità, ha fortemente voluto eh, questa norma tecnica che va a definire questo parametro che è l'indice di efficienza energetica dei sistemi radianti, l'RSE. Siccome ci piacciono tanto le, 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 le etichettature in Italia, anche questo è stato definito in base a uh, delle, delle etichette energetiche e quindi va da un valore inferiore a 0,88 a superiore a 0,98. E semplicemente che cos'è questo RSE? La moltiplicazione dei rendimenti relativi alle singole parti che... Con, con, che costituiscono eh, la scelta progettuale relativa alla eh, la, la distribuzione, l'emissione e la regolazione dell'impianto. Vediamola nel dettaglio, quindi il rendimento di emissione che dipende appunto dal tipo di terminale che viene scelto, il rendimento di regolazione che dipende anche questo appunto dalle scelte che vengono fatte. Quindi partiamo ad esempio da un regolatore monozona eh, o con efficienza di regolazione on-off, quindi da uno 0.91, che è quello che abbiamo visto all'inizio, no? quello che provocatoriamente vi ho detto scegliereste di... Gestire casa vostra in questa maniera, arriviamo andando giù in diagonale alla soluzione più completa, cioè quella che abbiamo che è implementata nella nostra Smart Comfort 365, dove abbiamo l'algoritmo PID e eh, una uh, gestione per singolo ambiente più appunto la, la curva climatica, arriviamo a migliorare di otto punti quello che è il rendimento di regolazione. Viene considerato anche il rendimento di bilanciamento, cioè se un sistema è bilanciato o meno nella portata che eh, viene elaborata dai singoli circuiti e poi il rendimento del circolatore, cioè ovviamente l'efficienza della pompa che fa circolare l'acqua all'interno del nostro impianto. Facciamo un esempio in modo da chiarirci eh, una volta per tutte. Il primo caso, abbiamo sempre un sistema radiante a pavimento, abbiamo il caso 1 che è un vecchio modo di andare a controllare l'impianto, quindi un sistema non bilanciato, una pompa di circolazione a portata fissa e un termostato on-off, fondamentalmente siamo in classe D. Invece andando a lavorare con un sistema bilanciato... Una pompa circolazione, eh, di circolazione portata variabile e una regolazione per singolo ambiente con climatica, con la nostra Smart Comfort 365, arriviamo ad una classe energetica che è eh, tre, tre volte la classe A. Quindi vedete che abbiamo un incremento di circa il 18% dell'efficienza solo andando a lavorare sulla regolazione. Quindi solo con scelte progettuali relative alla regolazione. A tutto questo ovviamente si aggiunge tra virgolette, o, e, e diciamo, eh, bisogna considerare tutti i valori di aumento del, delle efficienze ehm, di generazione che vi ho fatto vedere nella prima parte di questo, di questo nostro incontro. Uh, è una regolazione SMART perché ha degli algoritmi che permettono di controllare in maniera intelligente tutto il sistema, ma è anche SMART perché ci permette di eh, connetterci in maniera eh, appunto intelligente con essa. Quindi è tutto gestito tramite cloud e i punti di accesso, cioè come possiamo interagire con loro sono diversi, cioè tramite l'app per la Smart 365 per smartphone, direttamente da display, che è quello appunto che c'è che appunto nell'abitazione. Si può interagire tramite comandi vocali o anche tramite il nostro portale web eh, Smart365 direttamente eh, da, com da computer. Cosa trovate sul nostro portale MySmart? Diverse funzionalità che sono eh, estremamente interessanti. Prima di tutto potete avere una panoramica di quello che è il vostro impianto, quindi andate a vedere tutti eh, i, i dispositivi che sono collegati, avete il vostro profilo con tutte le vostre informazioni aggiornate che ci aiutano anche a noi molte volte per, per, per rendervi appunto reperibili per dare delle informazioni, c'è una sezione dedicata alle notifiche e agli allarmi, quindi per capire se c'è qualcosa che non sta funzionando all'interno dell'edificio o banalmente la notifica relativa al cambio dei filtri per la vostra macchina aria. E poi ehm, importantissima è eh, l'accesso a grafici e dati tecnici della telemetria, cioè avete a disposizione i valori registrati da tutti gli smart point che sono i sensori di temperatura e umidità che avete all'interno dell'abitazione sugli effettivi ehm, temperature e umidità che vengono rilevate all'interno delle diverse delle diverse stanze. E quindi potete un po' andare a vedere quello che è il comfort all'interno della vostra abitazione. Come promesso sono stata velocissima uh, in questa in quest'ultima parte ancora una volta vorremmo sapere la vostra opinione quindi vi chiedo di ritornare sul uh, Mentimeter appunto che abbiamo visto in precedenza e vi lancio l'ultima domanda. L'ultima domanda è: quanti progetti avete realizzato con la soluzione completa Radiante Smart? Ripeto, che cos'è Radiante Smart per chi se lo fosse perso: è eh, il sistema diciamo, completo in cui andiamo a gestire un mh, impianto radiante a soffitto, pavimento o a parete di integrazione con la nostra regolazione intelligente Smart 365, che permette anche di gestire la parte di eh, trattamento aria. Bene, anche in questo caso. Eh, c'è del margine c'è del margine di manovra come abbiamo visto anche nelle altre eh, nelle altre tappe eh, io vi ringrazio per chi ha votato e si è reso partecipe di questo piccolo gioco che, che ci siamo inventati ritorno alla presentazione per fare i saluti finali vi ricordo che eh, è attivo il nostro canale youtube da Praticamente dall'inizio della pandemia, circa due anni, chi magari ci segue ha visto la nostra, il nostro impegno nel fornire eh, contenuti di qualità a livello formativo relativamente al, al, al mondo del, del, del radiante. Il canale si chiama Aerotermitalia e trovate più di 140 video sul mondo radiante e tutti gli approfondimenti del caso. Quindi vi invito ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su quello che andiamo a pubblicare mens mensilmente. Vi ricordo che abbiamo attivi due configuratori online per la preventivazione veloce, cioè se volete avere un preventivo di massima sia sul sistema ehm, Zero Max che è riscaldamento 24.it, sia sul sistema soffitto soffitto radiante 24.it, dove riceverete nel giro di 48 ore un, un, una stima di massima andando proprio a compilare tutta un una, 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 una procedura guidata che richiede veramente pochissimi, pochissimi minuti. E eh, sta per arrivare. Quindi eh, la eh, novità, il un nuovo strumento a cui stiamo lavorando che si chiama il portale del progettista, fondamentalmente sarà una pagina web dove eh, totalmente dedicata al progettista dove si avrà accesso a diversi contenuti, dove ci sarà un calcolatore eh, che vi permetterà di fare dei calcoli in autonomia, se state lavorando, avete bisogno del dato in maniera eh, diciamo veloce, se non riuscite a metterci in contatto con noi e avere, avete anche tutta Un'area dedicata alla documentazione tecnica che sarà disponibile e eh, scaricabile, e in più ci saranno delle aree riservate a chi si iscriverà dove poter proprio salvare tutta eh, questa documentazione che magari vi trovate ad utilizzare maggiormente nella vostra attività da condividere con i vostri clienti per finire insomma i vostri progetti e così via. Ehm. Qui il QR code per registrarvi e rimanete connessi perché a breve eh, lanceremo eh, questo, questo nuovo servizio che vogliamo offrire a, a, a voi progettisti. Detto questo, noi abbiamo concluso anche questa tredicesima tappa, siamo veramente giunti al termine di questo bellissimo viaggio che abbiamo affrontato in questo, in questo mese e mezzo. Ovviamente le persone che hanno eh, collaborato a questo sono, sono tante, non sono solo Roberto e Giuseppe che vedete qui insieme con noi, quindi io ringrazio tutti i colleghi che eh, ci hanno accompagnato nelle diverse tappe prendendosi questo, questo bellissimo impegno, ringrazio soprattutto il, il marketing eh, per averci supportati nelle figure di Simone e Marco.